I bambini vengono chiamati a scuola da Lavina, la nostra assistente sociale, in piccoli gruppi durante tutta la mattinata in modo da non creare assembramenti. Poi, uno ad uno, entrano all'interno degli uffici. Qui i bambini incontrano Emma, che è un operatore sanitario di una clinica ospedaliera di Dandora con cui abbiamo in atto una partnership. Emma si occupa di misurare la temperatura con questo termometro a luci infrarossi. Temperatura è stata 6.9. 6.9? A seguito di questo, Emma fa una breve chiacchierata con i bambini per sapere se stanno bene. Qualora avessero bisogno di medicinali, possiamo fornire fin da subito il paracetamolo o lo sciroppo per la tosse, lo vedete qui. Durante questo processo Lavina, la nostra assistente sociale, si occupa di raccogliere tutti i dati riguardo i bambini, chiede come stanno i loro membri familiari, in alcuni casi i bambini sono accompagnati dai loro genitori più piccoli, in alcuni casi raggiungono la scuola da soli. Dopo questo processo i bambini ricevono l'unga, due pacchetti di unga, che è questa farina di mais, che viene utilizzata per preparare l'ugali. L'ugali è uno dei piatti tipici della cucina keniota, e viene consumato quasi tutti i giorni dalle famiglie, viene utilizzato per accompagnare verdure o carne, quindi è di vitale importanza per le famiglie.